È arrivato, è lui. Sì, è lui. Che gioco perfetto! È perfetto! Tutto di lato, bene! Ma se può sul marciapiede? Eh? Sul marciapiede, se può! Beh, se lo metti in mezzo no, però se lo metti da una parte sì. Ciao Franchi, come stai? Che? Oh! Grazie! Ma grazie a te che mi hai invitato prima di tutto a pranzo, così. Almeno mangi un po' di ciccia. Abbiamo svoltato il pranzo. Abbiamo svoltato il pranzo di ciccia. Che io ormai la ciccia tu mi hai rovinata la vita. Perché da quando ti ho conosciuto 2 anni fa, se già ero un rompiscatole su mille cose, o sono diventato pure sulla carne. Senti. Quindi mi hai rovinata la vita. Chiariamo subito una cosa. Ma tu sei per l'hamburger al sangue o ben cotto? Mortaccio. Quando lo dicevo 2 anni fa, tutti che mi piavano un giro. De sta cosa del sangue, la carica batterica, mo sta uscendo su tutti i giornali, gli articoli, e quindi c'ho ragione io che l'hamburger va ben cotto. Ah, l'hamburger andrà ben cotto, ma i bistecchi che se mangiamo oggi bistecca al sangue. Al sangue. Certo. Te volevo far vedere la cella frigo di sto ristorante, va? Senti, hai abbandonato Roma, ti sei trasferito al nord, sopra la linea del Po. Come si sta? Allora, io non è che ho abbandonato Roma, è che semplicemente, come ho scritto appunto nella guida, Roma me la sono mangiata tutta, mangiato Roma, è finita, l'ho finita, l'ho esaurita. Quindi o chiudo il canale YouTube e non parlo più di niente, oppure comincio a girare Italia. Okay. Per girare l'Italia devo trovare ovviamente delle posizioni strategiche che mi consentono di avere treni, aerei vicino, ma soprattutto grandi città da poter sfruttare a livello dei contenuti e dei video. Quindi mi sono posizionato proprio quasi equidistante tra Milano e Torino. Milano perché è la seconda città più grossa d'Italia, no? Dopo Roma, ok, ho fatto Roma, che mi serve? Milano. Poi magari sarà Napoli, ok? Sì. Eppure sfrutto Torino, che è una bella città, bella grossa. E quindi è abbastanza grossa, c'è una bella cultura enogastronomica e quindi mi sto abbattendo molto Milano e Torino. Quindi non è vero che hai abbandonato Roma perché ti creavano problemi, ti volevano menare.
No, che no. Meno, non si presenta mai nessuno. Ma nessuno, se ne sono solo capace di rigamme il pandino, poi il pandino. Pandino? Penso. Cioè, ma hai rigato un pandino. Ma il pandino sono messi male. Porsche, no. Mi riga il Porsche. Però mi fai rosicare, ma hai rigato un pandino, io ho fatto una riga pure dall'altra parte, perché così... Come si fa pandan? Sono uguali, capito? Oh, Raga, la bistecca. Che è? Eccola. Quattro dita. Così, quattro dita così è importante. Non male, com'è che fai, Franchi, tu? Così? Eh sì, così. Quattro dita così è importante, eh? Importante sì. È importante sì. Aspetta, faccio pure. Questi sono con l'osso, saranno sei etti? Un po' di più, esatto. Sette etti? Intorno a chilo e cento qualcosa. A chilo e cento addirittura? Bella, marezzata, pulita, rifinita. Ci sta, eh? Ci sta, ci sta. Franchino in contemplazione della bistecca. Bello, ci piace. Beh, no, vabbè, sono belle proprio da vedere, dai, io. Sono belle, sì. Cioè. Che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire, davvero? Queste però non te le puoi mangiare per strada, capito? Queste te devi sedere al ristorante per gustartele. Ah, no, certo. Non è che te puoi mettere la piazzetta di fronte. Eh no, che fai? Allora, mo te chiedo, la cosa che più ti ha fatto rodere il culo in questi due anni di attività? Proprio il top, cioè, tu dai i voti ai posti, no? Quando... Fai cosa mangia, abbracciami ancora, mi date il voto, cosa mangia tizio, mi date il voto. Anche un bel voto. Mi date un bel voto, mi date un bel voto, sì sì, oia, oia. E, a proposito, ti mando i saluti alla signora del bar. Ah, grande. La signora Maria, ti mando i saluti. Cioè, quando vedo salutamelo. La cosa che ti ha fatto più incazzate tutti? L'atteggiamento di determinati esercenti o... giornalisti o colleghi che fanno questo lavoro, che poi colleghi magari insomma non per niente perché fanno tutte altre operazioni differenti dalle mie. Un atteggiamento quando ma soprattutto dei proprietari che non accettano le critiche e iniziano a spostare il ragionamento sul discorso del lavoro, della fatica del lavoro, delle famiglie che ci, che ci lavorano dentro. Cioè, tutto questo, questo... Parte la giustificazione, no? Sì, ma però di retorica e... Un po' cheap, se vogliamo. E stucchevole, perché comunque è proprio anche poi spostare l'attenzione su quel pianto che non ha... che si può mettere tranquillamente sullo stesso piatto della bilancia con chi ha speso i soldi certo. E li ha lavorati e c'ha famiglia e li ha guadagnati e tu gli stai a vendere un prodotto che non è di merda quello. Invece quindi cioè perché poi si rivoluzionano proprio i ruoli, cioè quasi a molte volte mi dovrei vergognare io che dico che quella cosa fa schifo sì, piuttosto ci portano, che esatto. Tu che vendi quella cosa schifo dovresti vergognare te, no io, e che vuoi da me? Cioè, vendi le cose buone e vedrai che nessuno dice che fa schifo. E senti, tu dovresti vergognare a te. Fammi io. Una prova, lì c'è sta del pane. Fammi un po' di. Allora, insegnami io dei pane non ci capisco un cazzo, quindi. Ma io, guarda, io non lo tratto il pane, io nei forni non compro mai il pane, ma compro pizza, focacce, dolci. Perché comunque il pane è proprio un mondo a parte, ma poi. Ci sono talmente tante varietà di pane, poi dipende dalle zone d'Italia, quindi io non mi addentro nel discorso pane. Te posso dire una cosa però, sicuramente, che Torino è la patria dei grissini e ci sono infatti tante tipologie di grissini molto buoni. Sto pane io lo vedo un po'... Quindi ho sbagliato, insomma, eccolo qua, il grissino. Questo pane lo vedo... il pane di... Non è che lo vedo bene, lo vedo male, è buono o non è buono, dipende sempre che ci devi accompagnare. Ok. Perché ogni pane, il pane è comunque fatto come un alimento che si accompagna ad altri alimenti. Quindi ci stanno degli accostamenti che cozzano e accostamenti invece fantastici. Poi dipende sempre da ragione, come se vai in Centro Italia che ti danno il pane sciocco, il pane sciapo per metterci i salumi dentro, esatto. No? Vabbè, in questo caso stiamo entrando in una steakhouse. Giorni, ma il pane lo fate voi? Il pane lo fate voi? Questo pane? Pane e grissini. Pane e grissini lo fanno loro. Buono. Non è, lo so che non sono un panettiere, quindi no. Non vi aspettate grandi risultati, però. In realtà, lo sai, io ho una mia teoria sulle steakhouse, una mia convinzione. Io amo le steakhouse che per esempio hanno pochi primi, se non un primo, se non addirittura zero primi. Certo, perché a me piace andare a steakhouse nel ristorante carnivoro,
voglio, mi piace avere il cesto di pane simpatico, bello, cioè il carboidrato lo voglio sotto forma di pane, di grissino o di più pani, anziché il piatto di pasta. Tollero, mi piace quando mi fanno il ragù utilizzando le parti meno nobili, quelle che non finiscono nel piatto, che non è, non è la parte brutta, cioè la parte non buona, è la parte che non finisce nel piatto. Allora mi piace quando la riutilizzano e fanno la cucina circolare, lì mi piace. E non ci fanno il classico hamburger, che sono buoni tutti, ma se inventano qualcos'altro. Quella è una mia, è una cosa, io quando la vedo nei ristoranti carnivori di come piace. Ma concordo, comunque il pane è buono. Buono, niente, c'è la crosticina giusta, e scrocchia, poi dentro è morbido, si scioglie. Questo è un buon pane da accompagnare con la bistecca. Il grissino pure è buono. Senti, Franchi, ma molto detto fra me e te, ma te 3 anni fa non te lo saresti immaginato che stavi qui? No. Bello, eh? La vita, ragazzi, prende delle pieghe inaspettate. Allora, io ho apprezzato, c'è stato un video dove stavi con una ragazza che era di Bari, non mi ricordo come si chiama, e l'hai mandato online il 25 di dicembre. Ah, con Kafkania, sì. Kafkania, ho apprezzato quel passaggio in cui tu hai detto, ragazzi, questo video lo dedico a voi che state a vedere questo video e potreste essere soli il giorno di Natale. Okay. Perché io ci sono stato, cioè ci sto sempre, da una vita. Solo quindi. Il giorno di Natale, quindi avuto sto pensiero. Allora, a me l'altro giorno mi ha scritto un ragazzo, poveraccio, affetto da SLA, che fu uscito pure su vari video, insomma, e mi ha detto, amica, grazie perché mi fa un sacco di compagnia. Sì, assolutamente. Grazie, insomma, la vita ogni quella tanto... Quella è una cosa bellissima. La vita ogni tanto, cioè, non è sempre positiva, poi poraccio, questo sta immobilizzato sulla SLA, ok, è il caso limite. L'altro giorno allo stadio uno mi ha fermato, ma come se mi conoscesse, mi ha preso per l'avambraccio, abbracciami ancora, perché io non so più Michele, io so abbracciami ancora. Certo, alcuni sono Michele e abbracciami ancora, il cognome non ce l'ho più, e... Io sono mio figlio è il figlio del braccio mio ancora. Il figlio del braccio ancora, beh, ovvio. Ah, mi sono rotto. Insomma, questo si era sfracassato tutto, era stato 2 mesi a letto. Mi ha fatto. Mi ha fatto grande, volevo ringraziare a te, a Franchino e a quei due ragazzi di Cosa Mangiamo Oggi. Sono stato 2 mesi a letto, ma avete fatto passare un sacco di tempo, ti ringrazio. Certo. Allora, perché dico tutto questo? Perché la vita a volte fa su e giù, no? Tu 3 anni fa. Stavi in un'altra condizione. Assolutamente, di vita, economica, di tutto. Di tutto. Questo ci ripensi se te volgi indietro? Che guarda, comunque ti posso assicurare che non è stata una condizione voluta. Cioè, nel senso, è arrivata ed è arrivata tramite semplicemente la voglia di farlo senza secondi fini. Quindi perché mi divertivo a fare i video, perché mandava di farlo, di parlare in determinate cose. Quindi non ho mai forzato, no, perché io questa cosa ci devo fare i soldi. No, perché io devo diventare famoso. Allora è arrivata sia a bistecca, ragazzi, sia ai puntarelle. No, ora è bella. Bella sì, no, che io vuol dire, guarda. Lì c'è che ci ha portato i sali. Sì. I sali differenti. Io sì. Mi ricordo, ragazzi, la prima volta che ho conosciuto Franchino, tenevi la telecamera per un video di Bomba Anarchica. Amici di Braciami Ancora, stiamo per iniziare la registrazione di un video molto, 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 molto particolare, decisamente sui generis. Siamo a Ciampino e quei 3 personaggi che vedete là dietro, ragazzi, ognuno dei 3 ha una storia fichissima da raccontare. E lui è Franchino il criminale. Insomma, praticamente tutta la roba che conta oggi sta qui. Sì, vabbè, certo. E stavi là, eri pieno d'entusiasmo. Mi ricordo quel frangente. Perché mi piaceva, cioè, ma mi diverte tuttora. Io infatti ho detto, poi quando non mi diverte più smetto. Smetti, ok, fai bene. Allora, ragazzi, io, arrivate. Senti, tu intanto che parli e dici, allora ragazzi, sorella, io magno. Eri ad Abissecca. Tu di quello che te pare. Hai notato, guarda, ti faccio vedere una cosa. La piastra, viva Dio, sta piastra non è ultra bollente. Io odio quando portano le piastre bollenti perché friggono, continuano la cottura della carne e te invece manchiano pure la fetta. Cotta l'ha messa su una piastra. La scaldata. Che cazzo è? Cottura. Ci sta? La cottura. Faccio vedere una cosa. Questa l'ha cotta prima intera. Poi l'ha scaloppata e l'ha rimessa in forno. Te ne accorgi perché? La parte esterna non è rossa, ma è cotta.
al sangue, buono. Tacca tanti del sapore. Ci vuole manico perché a rovina un buon prodotto ci vuole niente. Niente. Però la bistecca è proprio buona. Allora, una cosa che trovo spesso, sai qual è? Comprano i forni da 20.000 euro. Comprano la materia prima ad altissima qualità. Poi la mettono in mano al primo scherzacani che vendeva le rose per strada. Questa è una cosa che mi fa incazzare da morire. Qui invece hanno investito su sto ragazzo che è bravo. Capita pure nel settore... Sì, compra una roba... Ma tu il sale non ce lo metti? No. Come mai? Perché si è scelta? La mangio nature. Ho smesso di mettere sale nella bistecca. Ah, per la pressione alta? No. Dì la verità. No. Perché mi piace il sapore della carne così. Cortello con la lama. Senza seghetta, perfetto, alla grande. Questa carne qui ha dei difetti sia a livello di qualità della carne che di cottura? No, la frullatura è regolare, non c'ha picchi di sapore fastidiosi. Okay. Niente. L'amarezzatura si è sciolta, è delicata. Perfetta. È una carne matura, è una carne non è piaciona di quelle che fate fare, no, l'occhiolino. È piacevole. In una cosa del genere, vediamo infiocchettamenti vari, quindi food pornate varie, no? Questo è l'essenza del brace ancora. Una bistecca cotta sulla brace. Lo senti? Sto profumino del brace. Questo. Vabbè, i full pornari hanno rovinato il web. Ma te lo possono rovinare nel breve. Dice alla lunga. Te lo possono rovinare nel medio, ma nel lungo periodo. Che valore aggiunto ti può dare un video di 60 secondi dove alla fine si sente solo di è buona, è super buona, è top? Perché poi questi sono aggettivi. Sì, è buonissima, sì. È carnosissima. No. Dai, che valore aggiunto ti può dare? Secondo me c'è pure un calo. Tu sei partito con l'Ariete, gli hai fatto una guerra, secondo me giusta, contro la carbocrema e le vomitate al pistacchio. Sì. Ma nel medio lungo vince questa, vince la pappardella. Vabbè. Per forza. Ma anche perché senti quanto è buono. Pensa, volevo mangiare poco ma finisco. No, tutte proteine e grassi nobili. Ma sente mangiare il carboidrato, un dito di vino, siamo regolari. Questa fra due ore c'è di nuovo fame. Senti che buono. Senti come è sinuosa. Cioè, ti sembra di avere la seta in bocca? Seta. Che però non è fastidiosa, non ti si aggrappa al palato. Ci sono quelle carni che si aggrappano al palato e lì è un difetto. Questa invece va che è una bellezza. E il gusto ti rimane in bocca, persistente. Sì. Perché è una vacca adulta questa. Questa c'aveva 8 anni. Se te mangi le scottoncine, le vacchette quelle che trovi un po' in giro, che costano poco, non ti rimane niente in bocca. Qui invece ti rimane. Questa è una signora bistecca. Hai scelto bene, bravo. C'è anche da dire che qua le bistecche se le fanno pagare e portano solo tanta qualità. Ok. Anche perché io non mi vedrete mai, ragazzi, non mi vedrete mai in un posto che non c'ha la qualità. Mi frega relativamente poco il prezzo. Il prezzo poi sta al cliente stabilire se vuole o può spendere quei soldi o no. Però fammi pagare da mano roba buona. Secondo te, su sto frangente, pagare roba buona, quanto è grosso il divario tra nord e sud? Immenso. Ma io su questo discorso qua è un argomento molto delicato perché mi stanno facendo nero ovviamente, ma bisogna anche capire e contestualizzare chi lo sta facendo uno di Roma sto discorso. Comunque mi sento più meridionale, se vogliamo, sì. No? E sto facendo invece proprio un discorso che purtroppo noi viviamo con preconcetti ormai datati, ovvero che al sud si mangia meglio e al nord si mangia male. Ad oggi, se vogliamo essere realmente obiettivi, poi se non vogliamo esserlo, vabbè, un altro discorso, e lapidatemi, mettetemi in croce, fate tutto quello che vi pare. Però io, nella mia obiettività, il mio pensiero è che ad oggi si mangia meglio al nord che al sud. E questo per un semplice discorso che non riguarda la varietà delle ricette regionali o la varietà di prodotti del territorio, ma riguarda il discorso economico. Già a Roma, stiamo che i pezzi al culo, parliamoci chiaro, più vai giù
e più, cioè già l'Italia è un paese con le pezze al culo. Okay. Ovviamente più ti sposti da Firenze in giù, più le pezze scendi al culo si ingrandiscono. E più le pezze si ingrandiscono. Quindi purtroppo anche chi fa ristorazione deve dare un colpo al cerchio, una botte, perché se la gente poi non spende o non ha i soldi da spendere in qualità, sì, non può magari proporre determinate cose, mentre se girano un po' dei soldi in Italia è ancora al nord, sì, nella fascia il nord del traina. Nord. Il nord traina come sempre e come in tutto, e quindi però dove ci stanno i soldi si mangia meglio. Si mangia meglio. Mediamente, perché un forno non c'è, cioè io proprio, parliamo, non parliamo di bistecche, che già siamo a un livello, sì, parliamo sì, del sì, forno, parliamo della spesa, cioè, a Milano ovviamente non c'è la sciura che se sgrana gli occhi se per due pezzetti di cose gli lascia 13-14 euro, mentre a Roma io con 13-14 euro mi porto via due buste al forno, sì, di sì, roba, sì. Però quella focaccia è superiore a qualsiasi pizza che poi trovo a Roma. Eppure pensa, quando vai al sud invece c'è una percezione diversa. Quando vai al sud, cioè la percezione che se mangia meglio ce l'hai più quando vai al sud. Sì, cioè, ma è solo una percezione, perché poi dato di fatto devi andare, cioè io a Bari la focaccia barese l'ho mangiata veramente buona in tre posti, e okay, l'altri 77? No. Cioè ti devi provare a cercare, e allora lì è la più buona. Okay. Mentre a Milano la focaccia, parliamo di focaccia genovese, mm, a Genova l'ho mangiata bene in due posti, poi nella media non andava manco per niente bene. Poi quei due posti era la migliore focaccia genovese ovviamente del mondo. Okay. A Milano, leggermente sotto a quella due, quei due migliori del mondo, però la trovi ovunque. O la trovi nell'80% dei forni, okay, visitati, poi c'è sta sempre ovviamente. Quindi ci stanno più posti che fanno la roba buona. Girano più sordi? Perché secondo me è un discorso economico. Ok. Se secondo te, dai, mi piace questo fatto che tu c'hai la visione da nord a sud, diversa dalla mia, che c'hai più il suo cibo nazionale popolare. Allora, secondo te, tu dove mangi meglio? Al nord o al sud? Io al nord. Ad oggi? Io la carne la mangio meglio al nord. Quindi sei d'accordo, sì, con, sì, ovviamente in linea di massima con il mio discorso. In linea di massima ti devo dire che al nord le mie sono esperienze soprattutto carnivore, e le mangio più al nord. Poi al sud c'ha il colore, c'ha la tradizione, c'ha il traino. Io quando vado in Sardegna faccio dei contenuti pazzeschi, il pubblico impazzisce, e però mangi quelle sei cose. Tu non devi uscire da quelle sei cose. Mandiamo sei puntarelle. Ma perché questa la lasci? No, quella è per te, te lo devi sgranocchiare, sì, a te l'osso. L'osso è dell'ospite. No, la tradizione. Questo format, ragazzi, nasce oggi che è la prima puntata, ma l'osso se lo deve sgranocchiare all'ospite. Nel frattempo lo chef. Difficoltà a fermare. Ti ho portato? Un po' di menù. Un di Angus incrociato con il Wagyu in Australia. No, Franchi. Solo cereali, Cioè, grazie. Basta, Incrocio Wagyu Angus, ho sentito bene che stavo un attimo concentrato. Sì, questa scusa, te ne devi mangiare di meno perché sarà sicuramente più grande. Oh, è professionista, vedi? Vedi, è professionista. Te voglio rubare. No, vabbè, oh. La cosa, bello, però. Meno, ecco, così. Vai, perfetto, grazie. Ah. Yeah, guarda che roba. No, no, sei d'accordo, l'osso tu devi sgranocchiare a te. L'osso me lo sgranocchio io. Ci mancherebbe altro. Dov'è che devo sgranocchiare esattamente? Perché io sono un cattivo sgranocchiatore di osso. Non c'è la tecnica? Parti, no, da qua. Guarda, la ciccetta meglio più saporita sta attaccata all'osso. Anch'io. Quindi questa, oh, tutta sta linea qua. Vai. Vado, vai, sì. Oh, così mi piace. Madonna. Mamma mia. Bella. Assaggiamo, vediamo un po' che ci ha portato. Ah, ma ti ha levato una forchetta a te? Ti ha levato la forchetta. Tu sai che io con le forchette ci faccio poco. Ah! È uscito un libro di un tale Alan Bay. Elogio del mangiare con le mani. Fighissimo. Inizio, okay, a leggerlo, sì. È che ti guardano male, cioè.
Cambiamo pure sta cultura? Senti com'è differente sta carne. Madonna, questo deve essere. Ma questo? Lo so. Beh, lui, di solito è un onore che non lascia nessuno. Ah, l'osso lo sai chi l'ho lasciato in vita mia? Solo a mio figlio. Di anni 12. Che ti segue e ha aperto un canale YouTube. Gio Ruschio, cioè buttamolo là. E mo, quindi tutti gli ospiti però io dico. Per forza, l'ospite deve mangiare l'osso. Prossima puntata con zio comando. Poi se c'avete ragazzi qualche personaggio che volete che io inviti, ditemelo, eh. Volentieri mi metto là. Come va te? Lo fai fare ancora? Va con Mori. Con Mori? Guido Mori? Professore? Organizziamo? Oh, che dici? Riesco a far uscire a Firenze, Mori? O no, devo andare a Firenze, vabbè, già sta. Guarda, io con il cosa mangia ho sempre io raggiunto gli ospiti. Gli ospiti, ok, sì, sì. Ci sta. Pure in Svizzera sono andato. Sì, ci ho visto. Mamma mia, che buono, ma come si smette? Quando finisci? Oh, non volevo mangiare io. Impossibile. Sai come io riesco a mangiare, molte volte mi vedono e mi dicono ma come fai a mantenerti in forma di qua e di là? Allora, se togli il pane, la pasta, certo, i dolci, il vino te ne bevi mezzo bicchiere e fai attività fisica, poi non è che io mangio carne tutti i giorni, cioè io mangio carne quando accendo la telecamera, oramai, a casa gli do dei pesce, curate, spigole, pesce rotta di collo, salmone e vai e l'uomo campa, tiè. Eccolo. Ah, ce l'hai. Salmone e l'uomo campa. Sì, vabbè, ma se te mangi. Come cazzo fai? Non puoi mangiare. Queste carni qua, comunque. Sono pazzesche. Assaggia quella, dimmi che ne pensi di quella. Questa qua? Così? Questa è molto più paracula, Questa è molto più grassosa, più ruffiana. Tu sei la carne magra o la carne più grassa? Grassa. Più grassa. A me il grasso mi piace. Non è grasso e sapore, ragazzi. C'è nient'altro. Esatto, non è grasso e sapore. Grasso e sapore. Cioè, ragazzi, il grasso è quello che dà il sapore, il grasso. Questo è un altro pianeta. Vedi, nello stesso. Cioè, già nel mondo carne ci sono tante di quelle sfaccettature infinite che per capirle ci devi stare 10 anni. Io mi immagino poi nel mondo tuo, che è più largo, sfaccettatura non finì. Ovvio che se entri nel tecnicismo della panificazione è un mondo più infinito. Ma infatti io non c'entro, nel senso, non è il messaggio che voglio mandare io. Il messaggio che voglio mandare io è che non bisogna avere le competenze quando si entra nel tecnico. Ok. Ma se per dire è crudo o è cotto, sì, non bisogna avere le competenze, bisogna avere un minimo di palato, palato e un minimo di conoscenza. Quindi è buono o non è buono? Io parlo di gusto, io non parlo mai di tecniche. Poi ovviamente se trovo la cosa che è indietro di cottura, che è cruda, raga, questa è cruda, questa non è lievitata, ma quelle sono cose molto semplici che trascendono da altri piani più complessi, più complicati e nei quali io non mi ci metto proprio. E il messaggio che voglio mandare io è che se uno ha un minimo di palato, un po' di conoscenze, ma di esperienze, di conoscenze e di esperienze, può tranquillamente insomma esprimersi su una cosa è buona o è meno buona. Ti chiedo una cosa, quando vai a vedere i locali, gli dai un'occhiata alle recensioni di TripAdvisor o di Google? No. Mai? Non te le fidi? No. Non te fidi? No. Te fidi? Zero. Zero. Gli utenti ti segnalano una marea di roba, ci azzeccano o meno? I tuoi follower? Pochi ci azzeccano. Pochi, non molti sono entrati non sanno mangiare. E no, è che la gente non sa mangiare. Non sono entrati nel mood. No, sono entrati nel mood, ma infatti mi consigliano pure cose con slancio e passione. No, vai a mangiare qua che è buono, poi vai lì, è una cosa mediamente buona. Mediamente buona. È perché comunque sono persone che a livello di esperienze non hanno girato. Non hanno mangiato altrove, quindi se pensi a quello che c'hanno sotto casa è la cosa più buona che c'è. Io ho notato una cosa, tu hai fatto tanti cosa mangia X, cosa mangia Y. Quando vai da sti streamer, no? Sì. Che passano una parte della loro giornata col culo a sete di fronte a un monitor. Cazzo, lì sono drammatici. Drammatici. Cioè mangiano tutti, sono tutti preconfezionati. E mangiano roba preconfezionata. Tutto preconfezionato. La loro vita è una vita dove non c'è la cultura del cibo. Hai fatto bene a portare questi personaggi sul tuo canale. Magari hai aperto. No, perché poi non gli piace mangiare. Non gli piace mangiare. Una perdita di tempo. A molti non gli piace mangiare. Cazzo.
a chi gli piace mangiare come Er Masseo va agli stellati. Ok, vabbè, lui se lo può permettere, quindi. No, tanti se lo possono permettere, comunque il mondo del web e va dallo stellato. Sicuramente ti dà uno stipendio, quindi uno stipendio medio buono, insomma, per chi riesce alle sue cose, comprese le sponsorizzazioni. Sì. Che tu fai pochissimo, vai. No, io praticamente non faccio. Ma mai fatte? No. Ma perché te cercano l'azienda o non le vuoi fare te? No, perché non dico io di no. Perché gli decidete no? Per fare una cosa, la devo usare. Cioè, deve essere una cosa che... E tu usi. Allora, se devo sponsorizzare come... non so se già uscirà perché mo deve uscire. Se devo sponsorizzare una carta, un conto, un banca, deve essere una cosa che ce l'ho. Tu usi. Ok. Infatti è capitato pure che mi ha chiesto un'azienda che tipo io già usavo da un anno e mezzo. Ah, quindi io vabbè, sì. Certo. Volentieri. Cioè, devo per parlare alla mia utenza di una cosa deve essere una cosa. Ne devi testare. Che io ci credo, che io uso. L'utilizzo buono, insomma, che c'ha uno scopo, che tu lo usi. Che sì, oppure che ho usato, no? Grande. Senti un po' la cosa, allora... Non riesco a parlare... adesso vanno molto, ci stanno tante sponsorizzazioni che chiedono sui vari relativi VPN. Sì. È una cosa che io non uso. Non è mai quindi, mi hanno chiesto mille volte di farla, ma io non saprei come parlarne. Perché non bello, ci piace questo. Quindi non ci stanno soldi che tengono sotto sotto. No, invece siccome Bracemi ancora parla solo di carne, in questo è un periodo storico in cui siamo poco glamour, noi che parliamo di carne, a me me se fila nessuno, sì. Poco glamour. È poco glamour la carne. Sì, sono poco glamour. Se avessi perché un canale vegano e avessi gli stessi numeri sarei pieno di aziende che bussavano. Sì, come parlo di carne. Per caso stanno le aziende ovviamente che fanno tutti i prodotti vegani. Sì. Quindi quello. Vai, sponsorizza, saresti ricchissimo. Esatto. Però ormai sono partito. Perché è glamour. Senti, Franchino e i social, allora, su YouTube... Posso continuare? Dai, quella sta lì per te. Allora, Franchino e i social, su YouTube spacchi, ormai hai superato 400.000 iscritti, quindi è grande. Su Facebook ci stai? No, perché... ho aperto la pagina. E ho aperto la pagina, ho caricato dei video per raggiungere, diciamo, i criteri che ti servono per chiedere la monetizzazione. Sì, ma? Ho raggiunto tutti quei criteri, ho inviato la richiesta e mi hanno detto di no. De no. Allora. Niente. A Zuckerberg non gli piace. Allora, Franchino Instagram? Cosa? Come lo usi? Ma come biglietto da visita e come contatto diretto che ho con la mia community. Okay. Quindi per parlare, per dire una cosa, per dire un'opinione. Uso molte storie, le stories. Oppure è un biglietto da visita, guarda, mi trovi lì. Lì. È tipo, è un è un gradino prima di WhatsApp. Esattamente. Instagram è un gradino prima di WhatsApp. TikTok invece? Niente. Sì. Ci sono perché ci ricarico i reel. Di Instagram. Mi scarichi la roba. Ma per me TikTok. Guarda, io vedevo l'altra volta. Mio figlio stava con un gruppo di amici suoi, lui ha 12-13 anni, fa 13 anni. Fruizione media di un video di TikTok da parte di questi ragazzini, forse 6 secondi. Sì. E non ti rimane un cazzo. Velocità della luce. Cuore. Sono tutti numeri... Perché scaricano la dopamina proprio nella ricerca, nello scorrimento, non nel vedere quello che gli interessa. Comunque. Buona. Meglio la prima o la seconda? Dipende da un stato d'animo. Meglio Michael Jordan o Maradona. Bravo, come il vino. Dipende dai momenti. Per esempio, per me è tutta la vita questa. Io questa dopo un po', dopo 100-200 grammi mi stucca. Però tanta roba quella. È vero, questa è un pezzettino. Questa è una bistecca. Esatto. E questa è un pezzettino, perché è proprio... Più grassa, più grassa. È più... ha più carattere nel sapore. È più impegnativa. È più impegnativa. Se ci fai caso, lì il fumo ha preso di più, qui il fumo ha preso di meno, che questa è fine, questa è un po' più erta, e quindi gli ha dato un po' meno fumo. Ma di politica non parli mai, te? Sì, ha voglia. Un po'? Anzi, io sono, penso, l'unico influencer... web, star, che però sono ufficialmente politicamente schierato. Io su Instagram ho detto vedo. Mille volte i miei dogmi, che poi non è che sono dogmi o comunque non sono
non ho un'idea politica ben decisa. Sono, la mia vita è stata caratterizzata da tre principi fondamentali. Vai. Che sono l'antifascismo, l'antisessismo e l'antirazzismo. Ok, andiamo. Poi, essere antifascista non vuol dire essere comunista. Sì, esattamente, esattamente. Perché purtroppo poi le persone capito, ah, comunista, invece è perché so una manica di analfabeti funzionali. Senti, allora, alla Meloni tu la porti a magnà? Noi ti chiamano, dice, guarda, la Meloni vuole andare a magnà con te, la porti. Quella magna da Garbatella, è popolare. Ah, ora sei ripulita, va vestita Armani, ma te lo posso assicurare, l'anima è popolare. Io, con tutto il rispetto, non me ne volere male, però tenterei a fargli via una bella intossicazione, un po' di cacarella, niente di grave. Però, un hamburger crudo. Ok. Un hamburger crudo in quella catena lì dei meridionali, okay, che fanno gli hamburger crudi che non possiamo nominare. No, meglio di no. Meglio, ok. Cazzo, ci sono dei leader politici che sono di così basso profilo che magari ti dico la Schlein. Ma come fa a venire voglia di andare a pranzo con la Schlein? Cioè, non ne avrei. Che da porti qui? Però se permetti, manco la Meloni. Però. No, però da porti la Schlein. Da lì lei, non so. Potrei provare con un bistro vegano a Collina Fleming. L'estrazione è quella. Arriva Trump a Roma? No, mamma mia. Dove porti? Mi devi dire il posto preciso, però, Ma no, mi sai di tutte persone che io non porterei a mangiare. No, te lo sto ma hai detto te, fammi le domande scomode. Trump a Roma non lo porterei a mangiare. Dove porti? Hamburger pure lui. No, Trump a Roma, dove porterei a mangiare? Aspetta, fammi pensare a un bel posto de merda. Trump a Roma da Tonnarello. A carbonara da Tonnarello. Se la merita tutta. Non so se sta a fare un complimento a Tonnarello o no. Non lo so. Questo chissà. Non lo possiamo sapere. Rimane il dubbio. Tutta la maniera se una carbonara da Tonnarello. No, ecco, appunto. Personalmente allora, no. Allora, se siamo risposti da solo. Personalmente la lascerei turisti. Pensa, c'è la fila rotta di collo. Perché c'è una fila? Ora tu mi dai, ecco, bravo, Tonnarello mi dai il gancio a altre due o tre domandine di quelle. Vai. Spiegami il fenomeno Donato con Mollica o senza. Io ci sono andato, ho fatto un articolo sul blog, sabato apre a Roma. Vado con mio figlio che vuole fare un video per il suo canale YouTube. Ora tu mi spieghi. Ma guarda, io ne ho parlato in un video sui panini criminali a Milano e sono stato additato come quello che ha criticato Donato con Mollica o senza, quando io invece non ho. Però purtroppo, sai, il web è pieno di due grandissimi insiemi: i bambini scemi, io li chiamo così, e gli analfabeti funzionali. E purtroppo i bambini scemi e gli analfabeti funzionali hanno capito fischi per fiaschi, perché io ho criticato ovviamente invece il fatto che una cosa vada così di moda e c'è tutto questo clamore che poi è iniziale, fatto appunto nell'estremizzazione di un evento o di un prodotto che è normale. Quindi per me il panino di Donato è il panino che a Napoli qualsiasi salumiere te fa, come si chiama, il panino della merenda, no? Ti fa con gli stessi ingredienti, buono tanto quanto. Quindi, cioè, è un panino che se io dovessi dare un voto potrebbe essere 7, ma non è un panino, capito? Oddio, che panino mi sto a mangiare. Io l'ho mangiato, gli avrei dato pure 6. Io dissi un panino da 6, 6 e mezzo. Pane che si può fare meglio. Sicuro. Con migliori prodotti, capito? Quindi cosa vuoi? Ma durano, secondo te? Cioè, con Mollica o senza, è destinato a durare, secondo te? Ma secondo me sono tutte viralità, ovviamente, che hanno dei picchi e poi, come le persone si rompono le scatole e perdono interesse. Ma queste sono tutte operazioni commerciali che non servono a durare a lungo nel tempo, okay. Servono però molto probabilmente a fare gli exit. Collaborazioni con youtuber internazionali esteri hai mai fatte? Ma chi mi conosce? Già mi conoscono in Italia, ma mi conoscono te conoscono, te conoscono. No, non l'ho mai fatte. Guarda, a proposito, c'ho un amico mio, si chiama Umberto,
far professore di statistica all'Università di Göteborg. Umberto Picchini, professore all'Università di Göteborg, che è un tuo grande fan, una persona professore, guarda con chi sto. Professore. Adesso, se sapessero i tuoi studenti che te guardi i video dei Franchino, capito. Tu che me male, li bocci male. Tutti, mamma mia. Male, me li male. Manda a tutti. Tutto, cioè c'è una cultura su di te pazzesca. È il professore tutto in pezzo italiano, si è dovuto andare dall'Italia perché qui guadagnava poco. Certo, è andato su, servito, riverito, c'ha un livello altissimo. Vabbè, ma in Svezia io ci ho vissuto 6 anni. Sei quindi... dove? Io a Ista. Ah, per quello sai Göteborg, sai la pronuncia, sai. Beh, oddio, era lo scone, è diversa la pronuncia rispetto al resto della Svezia, perché un conto è la svenska e un conto è lo skånska. Grande! Io ho avuto una ragazza per 4 anni svedese. Di dove? Di Malmo, lei era del sud. Era... parla skånska. Skånska. Però già Malmo è comunque città, quindi stanno un po' più attenti. Vabbè, se tu vai professore, ciao professore. Ah. È vero. Pure e tu vai nell'entroterra? Quasi sei. Parlavi inglese? Allora, io ho provato a parlare in svedese, però quando parlavo in svedese ti trattavano un po', cioè si mettevano un po' su un gradino superiore. Te blastavano? Cioè invece di premiarmi, perché io ci sto a provare, cioè fai lo stronzo e te fai arrogante. Allora, dopo un po' mi sono rotte le scatole e quindi, siccome poi parlo abbastanza bene in inglese, mi sono messo a parlare in inglese. E lì... allora i livelli si equilibravano, perché grande. Anzi loro si sentivano in difetto magari di non avere un inglese abbastanza buono. Il tuo, allora, capito? E quindi poi sto svedese... Che sì, lavoro facevi in Svezia? In Svezia ho fatto... allora... fondamentalmente quello che poi ho continuato a fare in Italia, quindi l'istruttore in palestra di pugilato. Tu nasci come quello? No, non nasco come quello, ho fatto un sacco di cose, però diciamo che quello in teoria è il mio lavoro. Dove se tu domani smetti di fare YouTube, torni in una palestra, te piano. Beh sì, ok, pam, sì. Pam. Oddio, no, per dire, il pugilato è imprevedibile perché è fatto da alti e bassi. No, di persone. Ma come tutti i mondi poi alla fine? Il pugilato però c'è un analfabetismo bello radicato. Ah, ok. Vabbè, io credo che il mondo perfetto non esiste. No, assolutamente. Assolutamente. No, quindi, come non esiste il paese perfetto. Quindi quanti lavori hai fatto in vita tua? Una marea. Io ne ho fatti 3. Ho fatto il giornalista, poi mi sono riciclato su YouTube, per fortuna. Ho fatto il receptionist in un albergo e il cameriere. No, io... il cameriere è simpatico, il receptionist in un albergo, due coglioni a metà bassa. Dai, lavoretti in adolescenza, quindi dal magazziniere a poi lavorare nelle cucine. Ma oppure... hai lavorato in cucina? Sì, come... lavapiatti, aiuto cuoco, factotum, fai tutto, a cameriere, a di tutto veramente, cioè facevo pure le gite turistiche in Sardegna. Davvero? Sì. Grande. Senti, ho fatto abbastanza domande scomode, ti ho messo dentro. No, scomode per niente, sinceramente. Niente. La domanda quanto guadagni non me vade fatela. Ok, ma saranno pure cazzi Ma tuoi, no, ma quanto guadagni, ma sai che non si può dire? Non si può dire? Non ma poi ci sono youtuber, ci fanno i video, quanto guadagnato il 2022, sì, 2024? Su quello che guadagnano su YouTube, ma non su quello che guadagnano poi sugli sponsor. Ma alcuni lo fanno. Varie cose. Ma perché gli tira sto... Ma sai che ti dico? Dicono pure un sacco di fregnacce. Ah, chi può dirlo? Per quello? Che tu gli lo fa? Mi potresti dire una cifra piuttosto che un'altra? Ma cazzo c'è? Beh, sicuramente, cioè, nel senso... Stai meglio di prima. Rifammelo. Stai meglio di prima. Ma prima, scusa, io giravo 4 palestre, cioè mi davano la maglia rosa, facevo il giro di Roma. Quando tornavo a casa la sera per tirar fuori uno stipendio di 1200 euro forse. Pignevi come un fiuto della mignotta. Mo comunque, cioè tu lo sai quanto guadagniamo? Guadagniamo comunque più di un direttore di banca. Sì. Quindi, tutti meritati. Il discorso però è un altro, che comunque siamo precari, perché è un mondo che può finire domani, ma che YouTube si sveglia e dice ma non paghiamo più, o non paghiamo più quanto pagavamo prima, basterebbe questo, e non abbiamo malattia, ferie, tredicesima, quattordicesima, pensione, non abbiamo buona uscita, non abbiamo, quindi la nostra bravura è quella che, se posso dare un consiglio a tutti i colleghi,
è quella di mantenere uno stile di vita normale, come quello che uno c'aveva prima, e cercare di ottimizzare questa parentesi, perché quella è, cercando di mettersi magari più soldi da possibile da parte, comprarsi una casetta, fare qualcosa di così, quando finisce te sei un po' sistemato nel granaio, hai messo un po' di qualcosa fieno. Perché sì, altrimenti ma te lo fai le domande scomode, boh, non so, domande scomode. Ti hanno denunciato quelli là, qualche denuncia ce l'hai, rotture dei coglioni. Denunce, sì, ma tanto le denunce. Vabbè, quelle ci stanno. Quelle ci stanno, fanno parte del gioco. Oh, come fai invece la faccia? Come devi fare la faccia? Devi simulare bene. Sì. È il primo bonifico pesante che ti ha mandato Google Ireland, che paga, ragazzi, il 22 del mese. A noi, sì, youtuber, sì, ci arriva il bonifico da parte di YouTube. Siamo tutti felici. Quando hai visto la cifra più grossa che ti è arrivata, vedi fa vedere la faccia che hai fatto. Hai aperto? Sono momenti di piango, non ci credevo perché ho fatto il primo. Ma questi sono miei? E che hai pensato? È il tuo primo pensiero? Ma questi sono miei, ma questi qua sono miei. Ma sono miei? Tuoi, sono per me. Tutti i tuoi. E? A chi è la prima persona a cui hai pensato? Beh, la prima persona che ho pensato ovviamente stava veramente mia madre. Tua madre? Eh sì, perché comunque non c'è più, l'ho persa quando avevo 20 anni, quindi comunque mi sarebbe piaciuto raccontarglielo. Raccontarglielo, oppure insomma fargli vedere che qualche cosa alla fine nella vita l'ho conclusa a livello economico, ecco. Grande, bene. Senza raccomandazioni, senza dover dire grazie a nessuno, perché tu lo sai benissimo, no? Io vengo da un mondo... No, ma poi esatto, poi io e te ci conosciamo ormai veramente da anni, quindi lo sai benissimo quanto noi non abbiamo chiesto niente a nessuno. Allora... E se siamo fatti le cose... Io andai da un direttore, sia direttore, lavoravo in una televisione, pure importante, mi fa lavorare di più. La proprietaria del ristorante se ne va. Ciao, è stato un piacere. Ciao, grazie. Ciao. Grazie mille. Spero di vederti ancora con certo, assolutamente. Noi ci vedremo più là. Esatto, stasera, giusto, stasera. Grazie. Ciao. Grazie, ciao. Io vengo da un mondo, un direttore del giornale di una televisione importantissima, ma mi fai fare qualcosa in più, so bravo, ho le capacità. Quello tira il foglio, l'S31 nome, dice Ruschioni, tu sei il 32esimo, però questo è il figlio del senatore, questo è il figlio del presidente della regione, questo è l'amante, questi tre sono bravi. Sbarcato su YouTube, il video lo fai, se la gente gli piace se lo vede, se la gente non gli piace se lo vede, non ci stanno direttori, capi struttura, capi rete, direttori di rete. Ma soprattutto lo sai qual è il bello? Che poi alla fine ci ritroviamo in una condizione che non dobbiamo ringraziare nessuno. Niente, esatto. Perché ovviamente a ricoprire determinati ruoli, devi sempre ringraziare qualcuno. Ringraziare qualcuno? Il loro. Pare una stronzata, ma non lo è. Pare retorica, ma non lo è. Vi posso assicurare che non lo è. Noi dobbiamo ringraziare voi che dedicate del tempo a guardare i nostri contenuti. Io infatti non mi dimentico mai, io li ringrazio tutti, alla fine di ogni video. Alla fine di ogni video. È stato simpatico un video, altro grazie giorno. Grazie per guardare. È stato simpatico la chiusura di un video suo. Raga, avete rotto il cazzo e mi mandate i locali da 7, mi dovete mandare i locali da 8, 9, da 10, se no andate a fanculo. Vabbè, grazie per vedere i miei video, ciao. La chiusura meravigliosa. Sì, sì, perché quello io tratto ovviamente la community come se fossero amici, no? Quindi molte volte li tratto pure male, ma perché è come te litigassi con un amico? È come se li dico con un amico, ma questo è un coglione, no? Io un coglione amico, glielo dico, quindi lo dico. Però ringrazio sempre. Sempre io ogni Ma racconti, video senti, allora non è un outro che è standard, è proprio perché io ci tengo a ringraziare ogni allora, video. Allora, chiudiamo con un aneddoto, dai, andiamo a chiusura. Sì. Allora, io mo ti racconto un aneddoto che mio che mi ha... Chiudo qua, andiamo a chiusura, dai, te libero, dai. E andiamo a chiusura con un aneddoto, ti racconto un aneddoto mio, poi voglio un aneddoto tuo. Okay. Allora, organizzo una cena in un ristorante in provincia di Rieti, Stimigliano, Dalina. Ti ricordi? Ci siamo andati a fare la pasta. Certo, 60 persone, questo prima del Covid. Facevo le cene con i fan prima del Covid, poi purtroppo. Ma sì, ho partecipato anche a una di quelle. Sì, è vero. In un altro posto. È diventato complicato. Alla fine della cena, uno mi fa un signore distinto, dice: Michele, scusa, ti posso parlare a fine cena? Dico, vabbè, volentieri. Questo arriva e mi fa: guarda, allora, io, questo era un carabiniere, dice: ho un figlio gravemente autistico. Ok. Dice tre parole, dice fino a un po' di tempo fa diceva due parole, mamma e papà. Dice poi gli abbiamo dato il tablet su consiglio di tutti questi, diciamo, questi medici che lo seguivano per fargli vedere video. Dice adesso dice tre parole, mamma, papà e ciccia.
Ciccia quando vede i video tuoi e mi chiama e dice papà Ciccia, dice per noi, e questo ha detto una terza parola, dice non sai che conquista che è stata, certo. E mi dice ti prego non smettere mai di fare video, perché noi quel quarto d'ora in cui tu fai video è un momento in cui condividiamo delle emozioni con lui, certo. E ti prego non smettere mai. Cioè io, che cazzo, cioè una responsabilità del genere, che tu ti immagini sto ragazzino con i problemi, che non parla, unito col padre e con la madre tramite i video del Braccio Mio Ancora, pelle d'oca. Aneddoto, questo io lo porto sempre quando mi chiamano, mi invitano, raccontaci del Braccio Mio Ancora, quando vado ai podcast, di qua e di là, questa è una cosa che io dico sempre. Mi piacerebbe sentire un aneddoto tuo, di questi che dici, cazzo, sto a fa del bene, sto a fare una cosa figa. Sto a fare una roba che lascio qualcosa. Non mi piace molto parlare. Non te vado a pubblicizzare. Esatto, queste cose. Però ci sono situazioni. Sì, ci sono state. È stata pure la signora del canile quando gli ho mandato i primi soldi di vendita di magliette, che momenti sviene. No, quello del libro è la seconda. Io già ne feci un'altra prima. Bello, no? Sì. Te danno, sono motivazioni che non ci sono sordi, bonifici, no. Sono cose, roba, ragazzi, una roba forte che ti arriva e dice wow, cazzo. Mo aspetto che ti chiama Montemagno per fare podcast, non ti ha chiamato ancora. Ma guarda, io ho stoppato qualsiasi intervista e qualsiasi podcast. Tranne con Bracciami Ancora, sì. Tiè! Ah, beh, certo, tranne che con gli amici o di sempre. Perché non ho, come tu ben sai, non abbiamo tempo, perché no. Sembra, ma che stai a dire, mangi una pizza, non abbiamo tempo, neanche io non ho più tempo, io ho una settimana e devo andare a fare la spesa per casa. Ah sì? Non riesco ad andare a fare la spesa per casa, quindi non abbiamo più tempo, quindi quel poco tempo che io ho, allora mi sono imposto che preferisco fare una telefonata a mio nipote che sta a Roma e che vedo una volta l'anno. Cioè, piuttosto che accettare quella intervista o quel podcast, certo. E non parlare con mio nipote? Ma meglio, sono d'accordo. Allora ho stoppato tutto, io non sono mesi ormai che non rilascio più interviste, che non vado ai podcast, okay. Che non faccio più niente, se non con gli amici, perché non ho più tempo. E se ho quei 5 minuti... Oh, se sto un attimo sul divano e mi gratto le palle, cioè, okay. Non è che, capito, preferisco fare quello piuttosto che prendere altri impegni che non... Quindi è impossibile che mi chiami, perché oppure magari mi chiamano però nella mia agenzia, perché ho un manager. Si è strutturato a un certo punto, quando arrivate ai livelli di Franchino spuntano i manager e diventa un mondo. Sì, che poi il manager, ripeto, cioè io nel senso già ce l'ho da un anno, okay. Infatti il Porello io lo faccio disperare, a me mi dispiace tantissimo, uh-huh. Perché lui, io già ce l'ho avuto per tutto il 2023, io ho firmato il contratto con lui a gennaio 2023, sì. È passato tutto il 2023, lui mi ha proposto un milione di cose e lui guadagna solo se io accetto, certo. La sponsorizzazione, lo sai quante sponsorizzazioni io ho fatto nel 2023? Quanto? Zero. Benissimo, un saluto al manager. Scusami. Ciao manager. Senti, io fra chi? Ho detto tutto no. A sto punto chiudilo te il video. Dai. Io sai che vuoi chiudere, io dico amici, braccia, sei un bacio. Ma certo, no, invece, allora io vorrei fare esempio, due ringraziamenti. Uno a te, perché veramente mi ha fatto piacere rivederti, ci conosciamo veramente ormai da anni, abbiamo fatto un sacco di cose insieme e quindi mi piace quando poi determinati rapporti continuano nel tempo, sì. E quando ti senti è come se ti sei sentito l'altro tipo ieri. La scorsa settimana, è vero. Abbiamo avuto una conversazione proprio sì, senza convenevoli cose eccetera, quindi grazie, perché mi fa piacere stare sul tuo canale e partecipare a un tuo video, e grazie a loro. Eh sì, va bene. Sempre ciao. Ciao ragazzi, ci vediamo. E l'appuntamento è a Roma per il pulmino, dove saliranno la Meloni, Lollobrigida, il Trump per una magna hamburger crudo. Ciao ragazzi. Ciao. Delicious.